provincia del nord della Ciociaria. La finalità del Parco Avventura è sicuramente quella di promuovere il luogo che lo ospita, insomma, quindi le bellezze naturalistiche anche di Vico del Lazio e quindi del Parco Monti Ermici Sembrini, di questo bellissimo Querceto. E non solo, ma anche quella è un'attività che è utile alle scuole. Per alcuni istituti, per esempio quelli di indirizzo sportivo e disciplina didattica, per cui le scuole risultano essere tra i maggiori fruitori, insomma, di questa attività. Ringrazio la società Vico Avventura per aver proposto al Comune questo progetto, questa iniziativa. È importante per il Comune di Vico del Lazio avere un punto di ritrovo, di attrazione turistica, quindi una frizione. Io la intendo più come ecoturistica, proprio per sensibilizzare il turismo all'ambiente. Nel giorno dell'inaugurazione il pensiero non poteva non andare al sindaco Claudio Guerriero, che si sta riprendendo dopo la terribile caduta del maggio scorso. Luogo sul quale Claudio Guerriero ha messo tutta la sua caparbietà e tutta la sua determinazione. È un posto straordinario, bellissimo, di grande pregio ambientale e anche di grande attrattività turistica. È un modo per avvicinare i ragazzi alla natura, farli divertire, ma fargli capire come ci si può divertire all'interno di un'area protetta e soprattutto a contatto con la natura. Siamo contenti che imprenditori vengano nel nostro territorio e investano per quella che è un'idea che noi abbiamo comunque appoggiato immediatamente. E in questo momento pensiamo anche al nostro sindaco, perché in questo progetto lui ha creduto moltissimo e avremmo voluto che fosse lui oggi qui presente ad inaugurare questo che è veramente un bellissimo parco avventura. Il parco si sviluppa attraverso percorsi e costruzioni in legno che si armonizzano con l'ambiente naturale circostante. Sono stati fatti gli interventi proprio perché è un sito di particolare e straordinaria bellezza. Questo Parco Avventura oggi non potrà fare altro che far conoscere veramente le bellezze naturali di questo sito, le bellezze dei Monti Ermici, e portare benefici sia sotto un profilo turistico e sia sotto un profilo ambientale con la valorizzazione del sito.